Donna Rumma, 6,5. Il suo intervento ad inizio partita su Stanco alla lunga si rivela fondamentale nel computo complessivo del match, il resto è ordinaria amministrazione. Briganti, 6. Festeggia le 100 partite in rosso-blu con una prova corta e diligente sul settore destro difensivo. Cottafava, 6,5. Solita prestazione da leader del pacchetto arretrato, ma è efficiente anche in fase di iniziazione dell'azione e negli sganciamenti dalle retrovie. Benedetti, 6. Attento e di fatto mai sotto pressione, in netto recupero psicofisico dopo la brutta partita. Di Verona. Mario Rui 6 e mezzo, motorino di fascia inesauribile, mette in grande difficoltà gli opponenti veronesi con la sua intraprendenza. Sfiora il gol nel finale su calcio di punizione. Nuanco 7 veniva da un paio di partite sottotono, ma il nigeriano resta un elemento imprescindibile per Mister Simoni, visto il mix di forza fisica e doti tecniche con cui domina la mediana. Ispira inoltre il raddoppio eugubino. Sandreani 7. Dopo la tribuna di Verona riprende i galloni di titolare in mezzo al campo, giocando con estrema tenacia ed acume tattico. Chiude la partita con una rete da opportunista dell'area di rigore. Guzman, 7. Piedi vellutati ma anche tanto spirito di sacrificio in fase di ripiegamento difensivo. Gioca un primo tempo di grande livello, poi cala alla distanza. Mezzo voto in più per il delizioso lancio che dà il là al vantaggio rossoblù. Dal 69esimo raggio Garibaldi, 6. 25 minuti di grande energia in mezzo al campo dimostra di poter essere ancora molto utile alla causa. Lofquist 6. Alla prima da titolare, non graffia la partita ma non demerita affatto, mostrare. Duttile a coprire sia il lavoro di rottura che di ripartenza. Alla 55 ragazzo 6 schierato ancora l'argo a sinistra, cerca più volte la giocata risolutiva, ma con poca fortuna, fornisce comunque un buon apporto soprattutto in fase di non possesso palla. Ciofani 6 e mezzo, il gol non è proprio un Picasso, ma comunque fanno 7 in stagione. Battagliero come al solito fallisce altre due occasioni sotto porta, ma in entrambe è eccellente il portiere ospite Caglioni. Bazzoffi a 7 e mezzo devastante sull'out di destra fa venire l'emicrania 1 ad 1 ai difensori del Modena con le sue galoppate da Puledro di razza. Gli assist per le reti e Gubine sono il marchio di una prestazione strabiliante, arrivata peraltro dopo due settimane di stop per infortunio, insostituibile e decisivo per questa squadra. Simoni 7, positivo il ritorno al 4-3-3 in cui la qualità e la quantità del centrocampo oltre al moto perpetuo di Bazoffia fungono da elementi cardini nella vittoria eugubina. Nella ripresa la squadra amministra la pratica moderna grazie ad una funzionale coesione generale fra i reparti per un successo che riporta serenità e tranquillità all'ambiente dopo un mese complesso dal punto di vista dei risultati.